Questa è la Ford Fiesta con targa britannica che si è lanciata questa mattina contro le barriere di sicurezza di Parliament Square a Londra. Erano le 7:37, ora locale, un'ora dopo da noi, quando quest'uomo con un giubbotto nero ha virato verso questa strada interdetta ai veicoli se non a quelli autorizzati e si è schiantato a tutta velocità contro i blocchi di cemento armato. Solo due persone sono rimaste lievemente ferite, anche perché l'intervento delle forze dell'ordine è stato immediato. In questo tweet la polizia di Londra dà le prime notizie in merito all'episodio. Gli uffici del Parlamento erano chiusi per festa, quindi in giro c'era poca gente. L'uomo di colore, di cui ancora non si conosce l'identità, è stato preso e ammanettato. La parte anteriore della macchina è accartocciata contro la barriera con l'airbag che sembra essersi aperto dal lato del guidatore. I feriti hanno ricevuto i primi soccorsi sulla strada subito dopo l'arrivo delle numerose ambulanze, insieme a decine di auto della polizia. Intorno al luogo dell'impatto, nei primi momenti, sono state viste persone coperte da teli termici a cui venivano prestate cure e assistenza. Alcuni erano in evidente stato di shock e da loro sono arrivate le prime testimonianze. La stazione della metropolitana è stata immediatamente chiusa e le persone sono state dirottate verso altri mezzi di trasporto. L'area attorno al Parlamento è stata circoscritta e messa in sicurezza dalle forze dell'ordine. Scotland Yard indaga per capire se l'atto sia ascrivibile alla sfera del terrorismo oppure se al gesto di un folle. L'uomo è stato arrestato e adesso è in corso l'interrogatorio.